Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare un unboxing di questo scatolone che mi è arrivato stamattina. Anche questo lo prendo e lo pagherò insomma anche con il bonus mobilità, sperando che me lo accettino. E andiamo a scattare. Cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo la Nilox, come potete vedere, e Bike X5. Mi metto qua davanti perché non mi ricordo esattamente tutte le caratteristiche, ma 25 km orari di velocità massima, 55 km di durata, di autonomia, ma secondo me è un po' ottimistica come cosa. 23 kg totali, questo lo chiamano il cancello perché è bello pesante, insieme alla batteria di litio, poi alla pedalata assistita, 3 velocità, le gomme da 26 pollici, i freni davanti e dietro, non ci mancherebbe una bicicletta, il cambio Shimano a 6 rapporti, i controlli a volante, la scocca in acciaio, e incluso c'è anche un lucchetto che dicono tutti di buttare via perché è una cavolata. Scartiamo. Dunque, mia moglie mi ha insegnato questi di tenerli perché servono poi casomai dovessi rimandarla indietro, chiuderla per sollevare il pacco, e quindi non li taglierò. Vi consiglio di fare lo stesso se acquistate questo tipo di prodotti. Purtroppo in questo caso ce n'era solo uno di questi plasticozzi maniglie, infatti il corriere l'ha preso e ha trascinato lungo tutto il vialetto lo scatolone, rovinandolo anche abbastanza sotto, però insomma, se poi va bene non lo dovrò mandare indietro, quindi me lo faccio star bene così, anche perché purtroppo era da solo, quindi non avrebbe potuto fare diversamente. L'accetto. Il cavallino direi che lo mettiamo giù. Non so esattamente bene come convenga scartarlo, quindi inizio un po' a caso qua dove mi sembra ci sia una fessura. Le chausse en fer, magari queste le chiudo prima di filarmene un occhio mentre apro lo scatolone. E mo sarà un bel problema tirarla fuori da qua. Vediamo cosa c'è dentro la confezione, cosa riesco a tirare fuori in maniera semplice e veloce. Penso niente perché è tutto questo. Questo pacchettino piccolo che mi sembra essere la luce posteriore, lo appoggio un attimo qua. E mo ci vuole la forza brutta. Dentro abbiamo ancora un alimentatore con la spina. Questa non lo so, cosa è, inglese? Adesso ve la faccio vedere. E uno scatolozzo che non ho idea di cosa contenga. Intanto lo scatolone, via. Il prodotto arriva infascettato un po' ovunque, quindi dovrò tagliare un po' di fascette. Qua il parafanghi anteriore e la ruota anteriore da gonfiare, ovviamente libera dalle fascette e dei pezzettini di gomma per proteggerla. Qua ci sono un po' di fogli con scritto attenzione, adesivi e il mitico manuale. Cerchiamo di liberare il manubrio. Il manubrio ha un rotolino di plastica da togliere per poterlo inserire all'interno della sua sede. Direi che possiamo provare a mettere la ruota davanti. Proviamo a montare il parafanghi anteriore. Si toglie prima la plastichina, si monta la linguetta in metallo insieme alla vite della luce, e questi si mettono qua, che ci sono delle altre vitine. Voglio aprire il pacchettino, questo qua Nilox piccolino che c'è dentro la scatola, per vedere se ci sono le brugole. Qua dentro abbiamo pedali, lucchetto, spina italiana,
qua penso sia il caricabatteria e il toolkit. La bustina è esattamente uguale a quella del cubo M4 del monopattino che ho comprato nuovo e basta, non c'è più niente. Quando c'è un cacciavite, qualche chiave inglese, qualche brugola, quindi posso smontare il freno. Primo problema risolto, adesso posso montare la lucina mitica, va bene, poi dopo andremo a stringerla e finalmente la ruota. Con la ruota posso finalmente mettere il cavalletto, che però è troppo alto, e ovviamente il cavalletto usa un'altra chiave. La regolazione del cavalletto usa una chiave che non è neanche presente nella bustina, quindi dovrò prendere le mie brugole. Questo intanto l'appoggio, sperando che non cada. Il cavalletto era già regolato al minimo e quindi non posso metterlo, devo andare a prendere la pompetta. Per fortuna ho il compressorino Xiaomi e gonfiamo le gomme. Ho iniziato a gonfiarla a 25 invece che a 45 perché voglio farlo un po' alla volta, e adesso monteremo questo che serve per fermare la gomma anteriore. Quindi funziona così: si svita il tappino, si infila un pezzo da un lato con la molla, un pezzo dall'altra parte e si chiude. Il cavalletto funziona, almeno me la può reggere, devo montare il resto. Qua impacchettati ci sono i pedali, che non sono identici. Qua c'è scritto L, left, sinistro, right, destro. Quindi, bene ragazzi, dopo diversi minuti di montaggio di terrore ho capito che ho la farcella al contrario, che il freno deve essere dall'altra parte, davanti, e quindi è tutta girata al contrario. E devo rismontare la ruota, cioè mi sto facendo un mazzo proprio, perché io non sono un ciclista provetto, professionista. La mia vecchia bici me l'hanno rubata all'università, quindi sinceramente non mi ricordo di tutte queste cose. Devo rimediare. Cerchiamo di mettere il manubrio il più parallelo possibile alla ruota, poi tanto andremo a fare le regolazioni di fino dopo. I freni sono tutti da fare. Ah! Tra l'altro c'era scritto che veniva completamente montato, quasi che c'era solo la ruota staccata, invece c'è un lavoraccio da fare. Qua attaccate c'erano le chiavi della batteria, le mettiamo da parte per non perderle. Andiamo a regolare anche il freno frontale. Con la chiavetta si può estrarre il pacco batteria, e bisogna estrarlo per togliere la plastica. Questo è il pacco batteria, ha un tasto on off, e qua c'ha la bocchettina per ricaricarlo, quindi direi che lo metto in carica mentre finisco la regolazione della bici e dopo andiamo a fare un bel giro. Qua dentro, nello scatolotto che ancora non avevo aperto, ovviamente c'è l'alimentatore, da 42 volt 2A con spinottino classico, semplice, questo qui, spina italiana, la mettiamo e carichiamo. Il manubrio mi sembra abbastanza dritto, quindi lo stringo. Andiamo a stringere anche varie viti e bulloni. I freni sembrano frenare veramente bene. In ogni caso bisogna avere qualche strumento a casa, altrimenti non si riesce a montare tutta con le cose che ti vengono date. Scapocchiamo il sellino e that's it. Penso di aver montato tutto. Volevo mettere il cestino qua davanti, però mi sono accorto che va a finire esattamente a toccare sulla luce e quindi non so come fare. Forse lo devo togliere, almeno per adesso. Ho anche deciso di spruzzare questo olio per la catena e l'ho messo sulla catena e ho girato il pedale così. L'ho già fatto, quindi non vi faccio la ripresa. Mi piace molto che abbia la chiave per poter estrarre la batteria. Adesso con una mano sola non ci riesco. Ho bisogno di due mani. Comunque qua si gira e si apre e si tira via la batteria. La batteria, come abbiamo visto, ha il tappino per la ricarica. Ha un tasto, questo qui, per accenderla. Se la tenete spenta non funzionerà niente. E il tastino qua per vedere la batteria residua. Faccio la prova su strada e quindi vediamo come va questa Nilox X5.
Dunque l'ho provata un po', vi dico la mia opinione, scusate se c'è un po' di vento e magari non mi si sentirà benissimo. Qua ho il controller che vi ho fatto vedere all'accensione e le tre modalità che si cambiano dal tasto mod e la possibilità di accendere la luce direttamente dal controller. L'energia residua si vede da qua, ci sono quattro pallini quindi ce l'ho carica completamente. I freni penso di averli settati abbastanza bene, li ho dovuti settare io, non arriva con i freni settati. Frena parecchio, frena bene. Il sellino, questo qua lo trovo un po' scomodo, ho fatto un giro di 10 minuti, vabbè che non sono più abituato ad andare in bici, però forse preferisco stare in piedi come sul monopattino. Non mi piace il cavalletto, che secondo me dovrebbe essere più basso, però ho controllato e non si può abbassare più di così, quindi, cioè, o almeno non so come si fa, l'ho già svitato qua, ho provato a tirare ma si può solo allungare a quanto pare. E secondo me è un po' instabile, io l'avrei inclinata leggermente di più. Mi piace tantissimo il fatto che abbia il portapacchi qua dietro che regge 15 kg, è veramente solido e stabile. Quello che mi lascia un pochino perplesso è l'impossibilità di regolare la velocità, cioè utilizzando queste tre modalità, quando tu inizi a pedalare, dopo mezza pedalata parte il motore, qualsiasi marcia tu abbia arriva alla velocità desiderata, diciamo, la massimo mi sembra sia 25 km orari, però se io voglio andare leggermente più lento non ho la possibilità, come sul monopattino, di premere meno l'acceleratore, ma la bici andrà direttamente a quella velocità lì, quindi piuttosto dovrei scegliere una velocità più bassa e pedalare quel tanto di più per arrivare alla velocità desiderata. Bello il campanello, mi piace. Le marce si cambiano da qua con questa rotellina qui. Le ho trovate abbastanza buone, quelle più alte sono meno faticose ovviamente per le salite e quella più bassa che sto usando in questo momento va benissimo per fare questi rettilini. Il motore mi sembra un po' affaticato, devo dire, quando parte, però poi dopo un attimo va da solo e tu puoi far finta di pedalare praticamente. Tutte le marce le trovo molto leggere per il motore, a parte l'ultima, questa che sto tenendo qua. Con questa, se tu vuoi pedalare veramente, puoi farlo. Con le altre, col motore attivo, non pedali, almeno alla velocità 3, questa qua che sto utilizzando io. Grazie di averci seguito anche oggi, vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi al canale, se vi è piaciuto il video, se volete commentate, io cercherò di rispondere a tutti quanti e vado a farmi un giro. Ciao!